In Duomo ci saranno tutti, ragazzi, ci sarà il sindaco, il prefetto, il presidente della provincia, ma ci sarà soprattutto lui. Appunto, Formigoni, me lo fate vedere Formigoni, scusate. Ma guardate che bello che è. Cioè, sai cosa sembra? Sai quei maghi da crociera? È vero. Sembra, è un misto tra un mago da crociera e un sommelier lituano. No, ma nemmeno. Sembra la pubblicità di una stampante. Mr. Toner. Sai, ce l'avete una giacca? Scusate, ragazzi, me l'ha data una giacca da... Mi date una giacca da Formigoni. Al Papa hanno arrestato il maggiordomo, a Formigoni hanno arrestato lo skipper Dacò, che ha cominciato a parlare, ha detto di aver pagato la barca. Lui ha risposto: se trovate le prove, mi dimetto. Sì, presidente, buonasera. Senta, Dacò ha vuotato il sacco, dice che pagava tutte le sue vacanze, lei però non gli ha mai restituito un euro. Lei cosa... Allora, pagato. Posso parlare? Certo, sì, sì. Perché? Sì. Se lei analizza questa situazione, glielo ho già detto. Sì. Perché noi facciamo le vacanze di gruppo. Sì, ma l'ha già detto, però insomma non... E allora noi viaggiamo in gruppo, se lei è il solito sfigato che... Ma lasci stare quanto sono sfigato. Allora, se va a vedere... Sì. Perché... Dacò le ha pagato, si parla di milioni di euro. Però Dacò non dice che quando lui portava la barca, sì. Io portavo l'Asonil. No, ma l'Asonil, no, guardi, veramente, l'Asonil, no. Allora, tutto bene, allora, se lei è uno stolto che sa poco perché non è mai stato sulla barca di Dacò. No, ma io, quando lei no, fa i tuffi dalla barca di Dacò, ci si può strappare. Ho capito, però non è che con l'Asonil uno possa lei bilanciare. Lei può avere. Si parla di... Allora, perché? Vacanze, aerei, jet privati. Lei può avere. Sì. Allora, se la vacanza non è supportata da una buona base di l'Asonil, ma non paramengo. No, ma guardi, io mi rendo conto. Allora, ma ci ricordi che anche i re magi hanno portato oro, incenso e mirra? Ma cosa c'entrano i re magi? Perché la mirra era come l'Asonil. No, ma guardi, non può. Non è che guardavano male quello della mirra. No, ma guardi, no, non può sostenere. Arriva il Formigoni col suo bell'Asonil che ha pagato lui. Sì, vabbè, ma l'Asonil... Fa il miracolo. No. Perché lei se si tuffa a Cristo dalla barca di Dacò, può strappare. Ma sì, ma non arriva Formigoni che fa il miracolo. Sì. Presidente? E dice: alzati e rituffati Lazzarone. No, ma guardi, non può fare questo. Presidente, buongiorno. Buonasera. Maria Vittoria. Sì. È una regalia per gli occhi. Sì, per me. Sì. Grazie, presidente. Dovremmo scegliere la giacca per l'arrivo del Santo Padre. No, però guardi che stiamo facendo. Arriva il Santo Padre. Sì. Ma fa vedere. No, ma guardi, com'è che arriva il Santo Padre? Total white. No, esatto, no, infatti white. Abbiamo pensato. No, total perché? White no. In questo? Un modello total corpora. Perché? Sì, canarino sobrio? Canarino sobrio. Una delle due, perché non facciamo un misto, non le incrociamo? Così, se geniale. Lui ci sono tutti total white, a me mi si staglia con sì, ma non sono colore. Total white, grazie, non è un modo solo. Pivotti, grazie, Maria Vittoria. Sì, però, allora, mi scusi, presidente, sì, adesso, veramente. Se noi Gesù potessi... avesse avuto una giacca così, ma lasci stare le giacche. Pilato l'avrebbe trattato coi guanti. No, ma guardi, no, lei continua a fare dei dicono che sia re dei giudei, ci credo, perché con la giacca sta da dire. Possiamo tornare alle dichiarazioni di Dracò, perché si parla di una villa in Sardegna per la quale lei avrebbe pagato più di un milione di euro. Perché? Cosa c'è? Perché? E allora chi è? Cosa vuole? Che c'è? Perché? No. State indietro. Lei avrebbe pagato più di un milione di euro per questa villa in Sardegna, secondo quello che dice... Vabbè. Allora, ci ricordi che ho messo via i soldini? No, ma che soldini? Lei non ha uno stipendio. Prendevo il caffè e i 10 centesimi li mettevo dentro. No, ma non si fa un milione di euro. Lo faccia anche lei. Ma perché io non no? ci arriverò perché? Mai. No, ma no. C'è provato. Allora, se lei dimostra che io ho avuto dei favori, mi dimetterò. Però è tutto verbale, presidente. Ecco, verbale. Quando lo vedremo scritto ne parleremo. No, ma cosa c'entra? Scrittamanent, ricevute volans. Sì, però allora, possiamo fare chiarezza. Allora, per favore. Presidente, per favore. Presidente, un po' di chiarezza. Un po' di chiarezza su queste vacanze ai Caraibi, perché guardi, veramente... senta, anche Cristo ha avuto la sua passione, la mia sono le vacanze ai Caraibi. No, allora... no, lei non può paragonarsi. Dacò era consulente di alcune fondazioni, tipo la San Raffaele e Maugeri. Sì. Si parla addirittura di una consulenza pagata a Dacò per la ricerca della vita su Marte.
E allora che problema c'è? Ma com'è che problema c'è? Ma intanto lei deve chiedere scusa. Ma chi? Ma perché? Non a me. Ma perché? Ma lei non deve chiedere scusa a me. E a chi devo chiedere scusa? Lei deve chiedere scusa a tutta la vita aliena. Ma cosa c'entra? No, ma si rende perché conto che una consule... NASA ha fatto una ricerca che le forme di vita aliena, se arrivassero mai sulla Terra, avrebbero alla regione Lombardia. No, ma guardi, non esistono le forme di vita aliena. Per farci curare a San Raffaele, che è un'eccellenza, noi in Lombardia abbiamo la pista ciclabile più lunga del Rio delle Amazzoni. Ma non è vero, tanto non è vero. Poi non è che guardi, se lei fosse una persona intellettualmente onesta, dovrebbe lavarmi i piedi con l'unguento. No, guardi, io sinceramente io mi limito a fare le domande e vorrei che lei desse delle risposte. Allora, lei è di Comunione e Liberazione, da lei si aspetterebbe. Si aspetta. Perché? Cosa c'è? E allora? Perché? E beh, chi è? Da lei ci si aspetta uno stile di vita un po' più morigerato. Io sono come l'acqua specchiata, io sono come il culetto di un bimbo. No, ma no. Sono no, come la pasta di Fichon, che tra l'altro porterò nelle prossime vacanze. Va bene, ok, perfetto. Guardi, sarà molto lei utile, non ha... Allora, intanto, per favore. Presidente. Lei non ha idea di quanto si prega nelle vacanze di gruppo. No, ma no, questo non... Nella barca di Dacò c'era anche un altarino. No, sì, noi letto, preghiamo sempre in vacanza. No, però non si può sostenere che si preghi su uno yacht, perché veramente. Noi preghiamo sempre. Ma non... Quando andiamo in vacanza, sempre. Pregate. Perché? Noi diciamo, si prega di allacciare le citture quando sei in aereo. No, l'ho capito. No, si prega di togliere le ciabatte quando sali nella barca di Dacò. Sì. Si prega di non gettare i semi di olivette in piscina, capito, che poi si intasa. Capito. Si prega sempre. Vabbè, a proposito, presidente, la interrompo, siamo già in ritardo. Dobbiamo ricevere il coro delle Maugerine. Hanno preparato un canto in suo onore. Delle Maugerine. Ah, sì, ogni sera. A proposito delle confessioni che ha appena accordato alla Maugeri. Esatto, abbiamo il le coro delle Maugerine, che ogni sera mi cantano un coro per me. Perché? Cosa c'è? E beh, il allora coro delle Maugerine viene qua e le cantano. Sì, inginocchiatevi. No, per ma come inginocchi? Dobbiamo pregare. Per favore, inginocchiatevi. Che entra al coro delle Maugerine, perché? Maestro, sol, do, fa, sol, do. Grazie. Allora, io questo canto in mio onore lo ascolto molto volentieri. Se poi ci aggiungono un 7 giorni, 9 notti alle Seychelles, siamo a livello di eccellenza, anche perché con Dacò in carcere quest'estate rischio di andare a Viserbella. Maugerine, siete pronte? 1, 2. Formigoni sei, l'eccellenza in Lombardia per noi. Sono le convenzioni che tu... Sono belle le convenzioni, lo so. Hai dato alle cliniche qui, grazie di esistere. Figurati un po'. Presidente tu, dimetter mai, perché tranquilla, non mi dimetterò. Per le tue vacanze da qui puoi pure volare da qui fino a Taipei, che parliamo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che faccio. Grazie. Grazie.